Ed ecco avanzare verso di lui un'ombra che sembrava fatta di oscurità. Sei il fantasma dei natali futuri. Ho paura di te, ma so che il tuo scopo è quello di farmi del bene. Sono pronto a venire con te. Non vuoi dunque parlarmi? Perché non rispondi? Ti supplico. La notte passa rapida ed è prezioso tempo per me. Guidami, spirito. Quasi per prodigio, si trovarono nel cuore della City, alla borsa degli scambi. Quando è morto? Ieri notte ho sentito dire. Che cosa ha fatto del suo denaro? L'avrà senza dubbio lasciato anzi alla sua ditta? Certo, non l'ha lasciato a me. Nemmeno a me. Non ridere, sai che era il suo più intimo amico? Davvero? Certo, qualche volta incontrandomi mi salutava. Questa è buona. Ma di chi stanno parlando e perché io non sono insieme con loro? A proposito, andai al suo funerale? Sì, se non avrò altro da fare. Poi il fantasma scivolò in una strada adiacente e indicò due uomini che Paperon Scrooge conosceva molto bene. Come stai? Bene, il vecchio taccagno ha avuto la sua, eh? Spirito, di chi stanno parlando? Forse qualcuno che conosco? Inutile, il fantasma continuava a tacere, ma gli fece cenno di seguirlo. Dentro la bottega di un rigattiere. Signora Dilber, ero sicuro che sareste venuto a trovarmi, ma quella donna io la conosco. Ebbene, avrò pure il diritto di pensare a me stessa. Lui non ha mai fatto altro. Proprio vero. Faceva le pulizie da me, ogni tanto naturalmente. Eh sì, ha avuto quel che meritava. Vorrei che avesse avuto qualcosa di peggio. Io non sento per lui né compassione né pietà, e tantomeno provo vergogna per averlo spogliato di quel poco che aveva. Poco? Sapete bene che era un terribile avaro e che teneva tutti i suoi soldi in banca. È vero. Comunque, è inutile perdere tempo in chiacchiere. Meglio aprire subito il fagotto. D'accordo. Spero proprio che mi farete un buon prezzo. Sapete bene che sono il rigattiere più onesto del quartiere. Adesso capisco, spirito. La sorte di questo poveretto potrebbe essere la mia. Ecco dove mi sta conducendo la vita. Ora che lo so. Tutto qui. Sapete bene, lui non amava il lusso. Mamma, quella è roba mia. Cosa significa tutto questo? Perché non rispondi? Perché? Pietà, spirito, non sono più l'uomo che fui. Non sono più l'uomo che sarei stato. Promettimi che potrò ancora mutare le ombre che mi hai mostrato. Sì, lo potrai. Allora c'è ancora qualche speranza. Quanto tempo ho ancora davanti a me per rimediare agli errori del passato? Non mi è concesso dirtelo, ma ricordati che potrai salvarti solo se sarai sincero nel tuo pentimento. Subito dopo il fantasma scomparve e Paperon Scrooge si risvegliò. Lo farò, giuro che sarò più buono. Non lasciarmi, spirito, non lasciarmi. Dimmi cosa devo fare. Non c'è più. Se n'è andato. Forse era soltanto un incubo. In fondo potrei continuare la mia solita vita e... Ma cosa sto dicendo? Anche se fosse stato soltanto un incubo, mi ha fatto capire tante cose. Voglio cambiare vita. Sono sicuro che non è mai troppo tardi per farlo. Mi sento diverso, mi sento felice. Non so neanche che giorno è oggi. Non so quanto tempo sono rimasto con gli spiriti. Le campane, che suono meraviglioso! Non mi sono mai sentito così bene. Che giorno è oggi? Eh? Che giorno è oggi? Ma è Natale! È Natale! Non l'ho dunque perduto, gli spiriti hanno fatto tutto in una sola notte! Ehi, sali un momento, devo chiederti un favore, subito! Intanto scrivo l'indirizzo al signor Bob Cackwit, Camden Town 156. Signore, conosci la bottega qui all'angolo? Sì, signore, la conosco. Allora, compra il tacchino più grosso che trovi e tutto quanto serve per un meraviglioso pranzo di Natale. Questi sono i soldi, c'è anche la mancia per te. Grazie, signore. Farei recapitare tutto a questo indirizzo. Va, corri, subito. Il mio impiegato si domanderà chi gli manda tutte quelle cose. Ora voglio uscire a godermi questa splendida giornata. Ho perso fin troppo tempo e ho ancora tante cose da fare. Indossato il più bell'abito che avevo in guardaroba, Paperon Scrooge uscì in strada. Un sole davvero magnifico! Din don, din don. Non mi ero mai accorto che le campane avessero un suono così bello. Tutto è davvero meraviglioso! Oh,
Ecco quei signori che ieri sono venuti a chiedermi un aiuto per i poveri. Ehi signori, eh? Come state? Buon Natale! Bene, grazie, signor Scrooge. Temo che il mio nome non vi sia troppo gradito. Vi chiedo scusa per il mio comportamento di ieri. Questa notte però ho deciso di cambiare vita. Ma parlate sul serio? Naturalmente, io non scherzo mai. Anche se forse dovrei deciderne a incominciare. Deve essere divertente. Vi ringrazio, è davvero una grossa cifra. In quella somma sono compresi molti arretrati, ve lo assicuro. Venite pure a trovarmi, qualsiasi cosa abbiate bisogno. Sì, certo, verrò, grazie. E adesso dal mio caro nipote. Paperon Scrooge passò una dozzina di volte dinanzi alla casa prima di avere il coraggio di bussare. Alla fine si decise. È in casa vostro cognato? Sì, signore, in sala da pranzo con alcuni invitati. Vi accompagno. Grazie, conosco la strada. Entrerò da solo, mia cara. Nipote mio! Chi è? Sono io, sono venuto a pranzo. Posso entrare? Sei il benvenuto! Arrivi proprio in tempo, il pranzo è già in tavola. Mia cara, guarda chi c'è! Lo zio Scrooge! Non avrei mai... Scommetto che è solo venuto a scroccare il pranzo, vecchio avaro. Non l'avresti mai immaginato, lo so. Ti domando perdono. La vostra presenza è per me il più bel regalo di Natale. Vostra? Non potresti darmi del tu? Sì, se lo desiderate. Non lo desidero, te lo ordino. Qua un bacio. Un bel bacio anche a te, nipote. Disgustoso, davvero riprovevole. Qui, zio, al posto d'onore. Grazie, nipote. Questo sarà il più bel pranzo della mia vita. Purtroppo non ho molto da offrirti. Non preoccuparti, ci ho pensato io. Non dovevate, cioè... Non dovevi! Era il minimo che potessi fare. Oh, incredibile! Fu davvero un magnifico pranzo, pieno di gioia e di allegria. Avevamo mal giudicato, signor Scrooge. Non è colpa vostra, è stato tutto merito mio. Ora spero che vorrete scusarmi, ma... Vai già via? Sì, ho ancora tante cose da fare. Ma non preoccupatevi per me, continuate pure a divertirvi. Auguri mille di questi giorni, buon Natale e felice anno nuovo. Non so come ringraziarvi, figlioli. Siamo noi che ringraziamo te, zio, torna presto a trovarci. Se tornerò presto, prestissimo. E mai a mani vuote, naturalmente. Poco dopo. Oh, signor Scrooge, sono lieto di vedervi, anch'io davvero lieto. Perché mentite? Cosa intendete dire? Non capisco. Su via, capite benissimo. So cosa dite di me quando io non ci sono. Non è vero, ve l'assicuro, proprio così. Non importa, non importa. Comunque cercate di compiere delle buone azioni, altrimenti nessuno si ricorderà di voi. Meditate, gente, buon Natale! Cosa avrà voluto dire? Boh, non mi sembrava neanche il solito Scrooge. Ora non mi resta che cercare la signora Dilbert e... Ehi tu, avvicinati un momento. Dite a me. Certo, non sei forse tu che ieri volevi aiutarmi quando sono caduto? Sì, ma non lo farò più, signore, scusatemi. Sono io che devo scusarmi, ragazzo. Mi sono comportato male e voglio rimediare. Prendi e comprati dei regali di Natale. Grazie! Ragazzi, guardate, sono ricco! In fondo, costa così poco far felice qualcuno. Ora, davvero non mi resta che la signora Dilbert. Signora Dilbert, signora Dilbert! Chi è che... Sono io, signora Dilbert. Oh, signor Scrooge, volete accomodarvi nella mia modesta dimora? No, grazie. Volevo soltanto darvi la gratifica natalizia. La gratifica natalizia? Non me l'aspettavo, non merito tanto. Lo so, lo so. Comunque è meglio così. Preferisco donare adesso piuttosto che farmi magari derubare dopo. Quella notte Paperon Scrooge dormì come non aveva mai dormito in vita sua. Il mattino seguente andò presto in ufficio. Strano, Cratchit non è ancora arrivato. Le 9 e non c'è ancora. Le 9:15, tempo l'avrei licenziato per molto meno. Sono davvero mortificato, sono terribilmente in ritardo. Davvero? Avevo anch'io questa impressione. È la prima volta in 30 anni che lavoro per voi. Non vorrei che prendeste l'abitudine. Ieri abbiamo fatto un po' di feste, allora... Cosa? Una festa? È così che scialacquate il vostro stipendio?
Beh, francamente il mio stipendio non me lo permetterebbe. Un ignoto benefattore ci ha fatto recapitare un pranzo principesco. Sappiate che non sopporterò a lungo questo stato di cose, perciò... Non licenziatemi, vi prego, non accadrà più. E chi parla di licenziarvi? Voglio soltanto aumentarvi lo stipendio. Sblam! Oh. Sono senza parole. E allora non dite niente, non ce n'è bisogno. Ora ravvivate il fuoco e andate a comprare un altro secchio di carbone. Sì, signore! Ci sarebbero quelle pratiche urgenti. Ne discuteremo questo pomeriggio davanti a due calde tazze di tè. Troppo onore per me. Sarà un piacere, caro Cracktit. A presto. Qualcuno forse non capirà questo mio mutamento, ma non me ne importa nulla. Ho deciso, sarò il migliore degli amici, il migliore dei padroni, il migliore degli uomini di questo vecchio mondo. Paperon Scrooge non ebbe più nulla a che fare con gli spiriti e visse a lungo, facendo del bene e festeggiando sempre degnamente il Natale. Che altrettanto possa dirsi di noi, di tutti noi!